The New Stories. La tua informazione libera. Nella mattinata di domenica 6 ottobre, una bambina di un anno è morta nella sua abitazione a Genova. Era stata portata in pronto soccorso la sera precedente per dolori addominali, ma dopo una breve osservazione era stata dimessa. Purtroppo, il suo decesso è avvenuto in casa, nonostante i tentativi disperati di soccorrerla. Le indagini e l'autopsia saranno cruciali per ricostruire le dinamiche di questa tragica vicenda. La bambina, che viveva a Moconesi, un paese dell'entroterra genovese, era stata dimessa solo poche ore prima dall'ospedale di Lavagna. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per accertare i fatti, senza al momento ipotesi di reato o indagati, e ha disposto l'autopsia. La cartella clinica della piccola sarà sequestrata e analizzata. Secondo le prime informazioni, la bimba avrebbe accusato un malore fatale mentre si trovava in casa. I genitori hanno tentato di contattare il 118 e i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, supportati da un'automedica e da un elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento all'ospedale Gaslini. Ma purtroppo era già troppo tardi, le sue condizioni si erano aggravate in pochi istanti. Il Corriere della Sera riporta che l'allerta è scattata intorno alle 10.30, quando la bambina ha lamentato un nuovo dolore addominale. Inizialmente, la situazione era stata trattata come un intervento in codice verde, ma la condizione della piccola è rapidamente degenerata. Si sospetta che una crisi intestinale possa essere stata la causa del suo tragico decesso. I carabinieri stanno indagando e aspettano i risultati degli esami autoptici, che potrebbero rivelare eventuali malformazioni o difetti congeniti non diagnosticati in precedenza. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.